Brutte sono brutte. Lookbook 2017 con tutti gli abbinamenti più fighi da uomo. Qua loro vengono citate anche in questo libro. Sono le Regling. Nuove? Non direi. Hanno 112 anni. Le mie ne hanno 3. Ma lo portate così, un po' vissute, un po' con la suola annerita. Ma sono veramente brutte, per alcuni sembrano delle scarpe correttive, ma sono bellissime. Sono pesanti, molto pesanti, ma sono bellissime. Comode? Non direi, bisogna fare tanta strada, però sono belle. Resistenti? Questo è un martello da roccia e io proverei... come erano prima, robuste di sicuro e bellissime. Questo è il modello altro, la maggior parte sono basse e sono in pelle non scamosciata, ci sono rossicce, più chiare, testa di moro, costano e costano parecchio, però sono bellissime. Non sono facili da trovare e quando le trovi devi stare attento al numero. Ho una 39,5-40 e queste che ho scelto passano un 38,5. Da fighi, da star, ma brutte, pesanti, scomode, quando guidi sembrano un po' uno scafandro, ma bellissime, perché quando le indossi riesci a capire il valore. Sono un prodotto unico, uno di quei prodotti che hanno fatto la storia dei capi da uomo. Non puoi non averle anche tu nella tua scarpiera. Non le metterai tutti i giorni, ma quando le metterai ti assicuro che le troverai uniche, divertenti e bellissime. Cosa fare? Non ce le hai. Quel film avrebbe dovuto indossarle e invece un costumista si lasciò sedurre e Harrison Ford indossò le Allen che metteva quando faceva il falegname.